Qianjie Ji Hao. È il titolo in cinese mandarino, però c'è anche un po' di taiwanese, quindi niente mandarini e niente frutta. Cerchiamo una traduzione potabile, inglese, The Laundryman. A occhio e croce è uno che gestisce una lavanderia, solo che è una donna in realtà. L'avete capito, eh? Qin Qianjie non l'abbiamo ancora visto, però è una storia intrigante. Agu è proprietaria di una di quelle lavanderie a gettoni in cui ti lavi le cose da solo, però è una copertura. Di cosa? Spacciano tè freddo di contrabbando? Hanno un racket di unghie finte? No, siamo sulla roba più spessa, omicidi su commissione. E aleggia la parola killer. In mandarino come si dice? Boh. Uno dei killer ha un nome un po' pirla, Number One Greenfield Lane, come una strada. E ha anche dei fantasmi dentro, quelli delle sue vittime, che gli tirano le lenzuola di notte e lo perseguitano. Grande, grande dilemma morale. Sarà un cattivo del film? Agu gli fa incontrare una medium che ogni pomeriggio prende il tè con gli spiriti di Number One Greenfield Lane. Ma sono cavoli amarissimi, perché scopre che quei fantasmi non sono quelli delle vittime. Chi saranno allora? Boh, forse sono solo lenzuola pulite appena uscite dalle lavatrici. E lo spiritualismo si impenna.